Età? 17 anni, di Sassa. Di Sassa. Che scuola frequenti? Studio artistico e musicale di Forlì. Io all'Istituto Statale d'Arte di Forlì. Tecnico dell'abbigliamento. Perché? Perché mi piace l'arte in tutte le sue espressioni artistiche, come la fotografia, l'arte, la pittura e l'architettura. Io ho scelto questa scuola proprio per le possibilità che mi dava di capire molti laboratori e capire l'arte. Perché mi piacciono i vestiti e amo realizzarli. Il Pezzapepe, di che opera stiamo parlando? È un'opera eseguita nel 1400 ed è un affresco che era situato nella spezzeria in corso di Alta Forlì. È stato poi successivamente staccato e adesso si trova nei musei San Domenico di Forlì. Stiamo parlando di un'insegna che era messa davanti a un negozio qui a Forlì. Una pizzeria. Dove si trova? Nei musei San Domenico di Forlì. Nel museo San Domenico qui a Forlì. Che cosa avete realizzato per questo progetto? Noi di quarto abbiamo fatto un'analisi strutturale dell'opera. Siamo andati a individuare i punti chiave dell'opera e andandoli poi a disegnare su un foglio e poi riprodurre tridimensionalmente in argilla. Noi di quinto invece abbiamo cercato di medesimarci nelle persone non vedenti, cercando di riprodurre delle cartoline che loro potevano sentire per capire l'opera. Noi come scuola tecnico dell'abbigliamento abbiamo realizzato i vestiti che indossa il Pezzapepe nel dipinto e li abbiamo messi addosso al manichino. Qual è l'aspetto del progetto che ti ha colpito e coinvolto di più? A me ha colpito molto andare a Bologna, avere un rapporto diretto con i non vedenti e aver percepito l'opera che sono state eseguite appunto per i non vedenti. A me ha colpito molto che le persone che ci hanno fatto capire cosa significa non vedere, cosa significa capire l'arte in diversi modi e cercare di medesimarsi nel capire molte cose. Mi ha colpito di più la motivazione per la quale abbiamo realizzato questo progetto e la realizzazione perché sono stata coinvolta in prima persona. Prima di questa esperienza, sapevi chi sono gli ipovedenti? Sì, certo, però non ero mai venuta a contatto in modo così diretto con quel mondo, non ero riuscita a avere un rapporto così diretto. Sì, ma molto generalmente come. Chi sono? Sono persone che comunque hanno una vista ridotta rispetto a noi, non sono completamente non vedenti, vedono i colori, anche quelli in maniera riduttiva, percepiscono le ombre delle forme più semplici. Sono persone che vedono non bene, ma molto a fatica. Cos'è una barriera? Una barriera è un ostacolo che impedisce a delle persone di poter continuare, le persone si sentono bloccate, hanno bisogno sempre di altre persone per cercare di sbrigolare questa barriera. Può essere una barriera, può essere architettonica oppure astratta ed è qualcosa che non si riesce a superare. Secondo te si superano più facilmente le barriere architettoniche o quelle culturali? Secondo me quelle architettoniche, perché comunque grazie agli strumenti di oggi si possono variare le cose, come per esempio andare a fare la spesa, si possono prendere dei mezzi che anche per le persone non vedenti o comunque disabili sono molto utili, invece quelle culturali comunque se una persona è cresciuta in quel modo è più fatica a fargli cambiare idea. Quelle culturali, perché per quelle architettoniche basta prendere qualcosa, un oggetto abbastanza grande e buttarle giù, invece per quelle culturali bisogna cambiare le persone e la loro mentalità. È giusto investire sull'accessibilità e perché? Certo, secondo me è molto giusto perché ogni persona ha il diritto di poter accedere a diversi servizi e poter fare le cose che desidera di più, come andare in museo oppure andare in un parco, qualsiasi cosa. Sì, perché tutti noi dovremmo riuscire a fare tutto con libertà.
Quando si parla di accessibilità, ci si riferisce solo alle persone con minorazione visiva? No, perché non sono solo quelle le persone che hanno bisogno d'aiuto, ma molte altre persone nel nostro paese e nel mondo che comunque hanno difficoltà motorie hanno bisogno di essere aiutate. No, tutte le persone che comunque hanno delle difficoltà, che siano fisiche, visive. Cosa ospita il Museo Anteros di Bologna? Il Museo Anteros di Bologna ospita figure realizzate in marmo, sculture appunto, realizzate da degli scultori apposta per la percezione tattile per i non vedenti, ed è stato molto affascinante per me poterle toccare, poterle sentire in vedi marmi nei non vedenti. E ritieni che sia stato utile incontrare la dottoressa Loretta Secchi, curatrice del museo? Sì, molto, perché con la sua volontà, con la sua passione ci ha trasmesso anche a noi la passione dell'arte, delle opere, ci ha fatto capire tutte le difficoltà che le persone non vedenti devono affrontare ogni giorno. Un non vedente può capire l'arte? Certo, perché secondo me l'arte è più un'interpretazione che uno può dare a un'opera anche. E quindi anche quando noi a volte facciamo fatica a capire dei certi tipi d'arte, noi diamo diverse interpretazioni e anche loro possono dare le loro interpretazioni senza barriere appunto. Se viene aiutato, sì, se viene aiutato con progetti come questo in cui può toccare l'arte, sì, se no invece no. Da oggi senti il museo più tuo? Assolutamente sì. Sì, perché all'interno del museo è esposto un progetto che mi ha coinvolto in prima persona. Fai un applauso ai tuoi colleghi. Fate un urlo di gioia per la conclusione del progetto, ma bassa voce perché siamo a scuola. Yeah! Yeah! Yeah.